chiusura in bellezza per la 14ª edizione di Pulcinella a Mente. In una sala gremita del Palazzo Ducale c'è stata la conclusione di questa kermesse ricca di eventi culturali, teatrali e di promozione del territorio. Ne parliamo con il direttore generale Elpidio Iorio. Direttore, oggi una giornata emozionante sotto tutti i punti di vista. Sì, una bella giornata, veramente emozionante, perché oggi si conclude un lungo percorso che è partito da settembre dal punto di vista organizzativo, poi con gli eventi dal 9 marzo ad oggi abbiamo avuto tantissimi eventi che hanno toccato tante tematiche, hanno dalla legalità alla promozione del territorio in senso lato, l'arte, la cultura, il teatro, il cinema, testimoni delle istituzioni importanti, veramente come dire, un grande contenitore Pulcinella a Mente, un grande contenitore di cultura, io dico sempre a servizio della pedagogia, del territorio, della visibilità del territorio, della formazione dello spettatore. Credo che quest'anno veramente abbiamo toccato in profondità tutti questi aspetti. L'incontro di stamattina con Bruno Gambacorte in qualche modo è stata la giusta sintesi, perché dopo questi mesi, ripeto, dove abbiamo affrontato le tematiche più disparate, stamattina abbiamo premiato e abbiamo incontrato un giornalista, un intellettuale che da anni promuove i territori attraverso l'enogastronomia, e soprattutto gli è piaciuto questo abbinamento enogastronomia, arte, spettacolo, perché l'ha trovato davvero originale e suggestivo. E poi dal punto di vista strettamente sant'arpinese, l'iniziativa di stamattina, dicevo, conclude Pulcinella a Mente, che ha 14 anni di vita, da 14 anni promuove il territorio sant'arpinese e più in genere quella Tellano Aversano, ma da domani mattina un altro grande evento di questo territorio, che è la Sagra del Casatiello, parte per celebrare il ventennale. Per cui stamattina in una chiusura c'è stata un'apertura, un passaggio simbolico di testimone, ma soprattutto la voglia di dire che questa terra c'è e non c'è con le negatività, con le limitazioni di servizio e così via, ma c'è soprattutto con la cultura, con i valori, con la tradizione, quella tellana, quella del teatro, quella folcloristica, quella del casatiello, dei valori della cucina. Tutto questo è Pulcinella a Mente, è quello di creare sistema, di fare sistema con le agenzie educative del territorio, con l'associazionismo, le istituzioni. Questo è il progetto a cui noi tendiamo, questo è il progetto per cui noi ci prodighiamo. Da questo punto di vista credo che abbia avuto un grande successo questa sinergia e questa condivisione, ripeto, nel caso specifico stamattina con la Proloco, ma nei mesi scorsi abbiamo incontrato diverse associazioni che con noi hanno collaborato. Un ultimo accenno alle scuole del territorio, non solo, ripeto, quelle squisitamente sant'arpinesi, ma quelle di tutta la realtà aversana sono state diverse, non ultimo l'alberghiero, la scuola, i giovani, i valori, il territorio, l'associazionismo. Pulcinella a Mente vuole essere tutto questo, e ripeto, mi piace spesso dirlo, il nostro motto è quello di coniugare etica ed estetica. E un'altra cosa, per fare cultura, lo ribadisco in continuazione, non occorrono grandi risorse, non occorrono milioni o oggi migliaia di euro, occorre semplicemente passione, buona volontà e voglia di fare, di darsi incondizionatamente per il territorio. Il lavoro, sono certo, e quest'anno ne ho avuto la dimostrazione, il lavoro capillare, certosino, di passione, di abnegazione, ripaga. Da ultimo voglio ringraziare voi di Campania Notizie, che in modo così generoso ci avete seguito sin dal primo appuntamento ad oggi, e ringrazio attraverso voi anche i media, quelli ufficiali, quelli nazionali, per la prima volta si sono occupati di noi Rai 1, Rai 2, Rai 3 e tante emittenti locali. Questo ripaga, non per la voglia di visibilità, ma qualcuno si sta accorgendo di noi, e quando qualcuno si accorge di noi vuol dire che il lavoro, dopo la semina di 14 anni fa, stanno incominciando a spuntare i primi fiori, le prime gemme di un lavoro che certamente è ancora lungo, ma rispetto al quale, ripeto, noi abbiamo dato, stiamo dando tutto quello che possiamo, e grazie alle sinergie, non ultima quella con voi che fate un servizio di informazione, quindi un servizio pubblico importante, per noi sono significative, e in qualche modo non è la vittoria di Pulcinella a Mente, è la vittoria nostra, di tutti quelli che in diverso modo e a diverso titolo si danno per far crescere i territori. Quindi
è la vittoria delle sinergie, è la vittoria della condivisione. Grazie di cuore a tutti voi. Elpidio, tu sei anche un collega giornalista, ci conosciamo da anni, non ti abbiamo mai visto così commosso come oggi. Un tuo pianto che forse è a coronamento di un lavoro di un anno. No, ho pianto, il mio pianto è stato liberatorio, come potete immaginare, perché mi sono liberato da tante tensioni. In questi mesi, in questo anno, ovviamente ho delle responsabilità enormi. Pensate che un bambino che viene da fuori può farsi male, nel teatro può succedere di tutto. Far venire le scuole magari da fuori e non trovare un'adeguata accoglienza di queste scuole veramente poi potrebbe essere per me un insuccesso, cosa che io curo tutto nei particolari. Ovviamente ci sono tante tensioni, ci sono tante sollecitazioni e quindi stamattina che ho concluso pianto, mi sono liberato, perché in tutto questo il mio lavoro è quello di tantissimi ragazzi, è un lavoro di volontariato e c'è tanto sacrificio, c'è il sacrificio, sacrificare la famiglia, gli affetti, le persone più care, è veramente dura e quindi stamattina per fortuna ho chiuso nel migliore dei modi, però la mia liberazione è dovuta intanto alle emozioni che mi mancheranno di questi mesi, perché gli incontri, la gente. E voglio ricordare un aneddoto molto bello. Sabato scorso abbiamo accolto qui a Sant'Arpino Enrico Levi. La mattinata è stata bella, la telefonata del Presidente della Repubblica, i colori, la gioia, l'emozione, tutto bello, però credetemi, la cosa che mi ha commosso di più è stato il saluto, quando di pomeriggio mi sono salutato con Enrico Levi, mi ha abbracciato in un modo particolare, affettuoso, paterno, abbracciandomi fortemente perché ha percepito tutto il lavoro che c'è e mi ha detto: per quello che posso, non tienimi sempre in contatto, tienimi sempre a tua disposizione, ma soprattutto combatti, io ho combattuto la guerra, tu sappi che stai combattendo un'altra guerra sul territorio, una guerra civile, una guerra di rappresentanza, una guerra di testimonianza, ma l'ha detto con l'autenticità dell'uomo anziano, dell'uomo saggio. Queste parole mi hanno segnato sicuramente, mi accompagnano in questi momenti, mi accompagneranno nei prossimi giorni. Stamattina quando ho chiuso ho ricordato quelle sue parole e molto, come dire, molto umilmente, molto così, nel mio piccolo ho capito che qualche cosa abbiamo mosso in questo territorio e c'è anche la responsabilità di continuare, che per certi versi mi spaventa, perché continuare è dura sempre più. Però non voglio tradire assolutamente le aspettative di quanti credono in noi e in me. Noi combatteremo e il pianto, ripeto, è un pianto liberatorio, ma è anche un pianto di speranza che si possa veramente arrivare ad un grande sogno per questo territorio, cioè quello di costruire una realtà stabile che faccia di questa zona, ma non di Sant'Arpino, attenzione, di tutta la zona, un riferimento continuo nazionale e soprattutto un esempio di positività e non di negatività.